Un dialogo aperto e schietto durante il quale non sono mancati attimi di densa commozione. Papa Francesco ha incontrato i giovani filippini presso la Pontificia Reale Università Santo Tomas di Manila e ha chiesto loro di lasciarsi sorprendere dall'amore di Dio. Il primo pensiero del pontefice è stato per la giovane 27enne di Tacloban, morta ieri a causa del maltempo, e per i genitori che hanno perso la loro unica figlia. Poi la spontaneità ha prevalso e, lasciando il discorso ufficiale, Papa Francesco ha parlato a braccio, sollecitato dalle testimonianze dei giovani, tra cui due ragazzi di strada. A tutti ha detto che la lezione più importante da imparare nella vita è la capacità di amare e lasciarsi amare. L'amore è sempre una sorpresa, ha precisato, perché presuppone il dialogo. Per rispondere alle tante sfide che attendono i giovani, Papa Bergoglio ha offerto poi delle coordinate precise, indicando tre linguaggi che permettono di creare armonia: pensare, sentire e fare. Alle migliaia di giovani presenti, il pontefice ha infine chiesto di avere sempre a cuore i poveri e di non temere per il futuro, perché Gesù comprende le loro paure e li accompagna lungo il cammino. Il mondo non ha bisogno di giovani da museo, ha concluso, ma di giovani saggi.